Ciao, io sono Lorenzo e questo è Xplain Blog e Tutorial Italia. Siamo tornati da vacanze, il clima è un pochino freddino in questi giorni, ma il panorama di Xplain è molto caldo. Perché? Perché sapete che è uscito Xplain 11. Molti di voi si chiedono, ma cosa faccio? Lo installo? Provo? Non provo? Sappiate che non tutti gli hardware saranno compatibili per quanto riguarda Xplain e quindi avranno un po' di difficoltà a farlo girare. I requisiti minimi vedrete che sono di 8 GB, però ne richiedono almeno 12, almeno 16, eccetera, eccetera. Oggi proviamo la beta version insieme, perché sapete che dal sito xplain.com è possibile scaricare una demo che possiamo quindi provare, e quindi io vi dico, lo proviamo insieme. Io ho un hardware medio, un Asus i7 con processore i7, dunque poi 8 GB di memoria RAM, una scheda video da 2 GB, insomma vediamo come si comporta, lo vediamo insieme. Probabilmente ci saranno un po' di scatti perché ovviamente io sto registrando e registrerò appunto in diretta ciò che vedrò sul monitor, quindi insomma vedremo un pochino, faremo quindi dunque tutta la procedura insieme. Mi raccomando, se vi piace questo video, se vi piace il canale, iscrivetevi, mettete un like che mi fa sempre piacere e andiamo insieme a vedere questo Xplain 11. Ed eccoci qua. Per scaricare la nostra versione prova di Xplain 11 basta andare su xplain.com, come vediamo qui in cima, e cliccare su try it. Adesso ve lo faccio vedere dall'inizio. C'è scritto try free demo, clicchiamo qua e si può scaricare questa versione. Andiamo, io l'ho già fatto, l'ho messo in una cartella che ho chiamato Xplain 11 e faccio estrai file qui. Ecco, molto veloce, e lanciamo subito l'installer, vediamo che cosa succede. Ovviamente la lingua italiana non c'è, usiamo quindi l'inglese. Installa, allora, ok, proviamo a fare installa free demo, facciamo ok, continua. Adesso cercherà il server. Cambio destinazione, lo metto su D, vediamo se lo dà. Io lo metto qui dentro su Xplain 11, vediamo cosa succede. Mi creerà una sottocartella, facciamo continua. Allora, qui c'è scritto tra l'altro che c'è bisogno di 7 giga, quindi facciamo continua. Adesso aspettiamo l'install. Ecco. Ok. A parte da Xplain Maker e for Xplain. Intanto vediamo un attimino, intanto che lui carica il tutto, vediamo un attimino quali sono i requisiti di sistema. Allora, qui ci dice che ha bisogno di una CPU i3, i5, i7 o MD equivalente. Poi ha bisogno di 3 GHz e 8 GB di RAM e quindi una video, una scheda video AMD o Nvidia da almeno 1 giga di memoria. Quindi praticamente io ci dovrei stare, no? In quanto avete sentito quali sono i miei requisiti. Qua però ti dice guarda, è raccomandato l'utilizzo di un i5 a 3,5 GHz a meno 16 o 24 GB memoria RAM e una scheda video con almeno 4 GB di RAM. Quindi fondamentalmente, secondo me, io faccio un po' fatica, anche perché io ho questo computer, è 3,1 GHz
di memoria di clock, scusate. Quindi insomma, secondo me farò un po' fatica. Vediamo cosa succede, eh? Vediamo cosa succede, sono molto curioso. Vediamo anche i sistemi operativi che sono supportati, sono appunto Windows 10, 7 Lotto a 64 bit, OS X 1010 e varie, diciamo, release di Linux. Sì, sono molto molto curioso di vedere come va. Già visto che questo computer farà un po' fatica. Vediamo un po'. Quindi qui ci dice che ci vorranno ancora 104 minuti, quindi ragazzi, la cosa migliore da fare è riprendere l'installazione appena, anzi il video appena lui ha finito l'installazione. Ci vediamo fra un pochino. Bene ragazzi, ed eccoci qua, dopo circa un'oretta è stata fatta l'installazione, cioè completata l'installazione con tutti appunto i componenti esatti. Allora abbiamo quindi una cartella che lui ha creato che si chiama Xplain 11 e abbiamo Xplain.exe. Quindi possiamo anche cliccare su Fly Xplain 11 Now oppure direttamente là. Vediamo cosa succede, ragazzi. Allora, ci metterà un po', probabilmente. Intanto parliamo, ci ha messo un pochino. Ecco qui intanto la schermata iniziale, il tour aeroporti, sembra una parte in italiano e una parte in inglese. Forse nella versione, diciamo, completa il problema sarà bypassato. Ho guardato un po' che aerei ci sono dentro. Mi interessa molto l'MD80, il nuovo Boeing 737 sarà un 800, credo. Acconsenti accesso. Vediamo cosa succede. Vai avanti. Quindi ho dovuto dare le autorizzazioni. Ecco qua, Reading New Scenery Files. Ed ecco qua. Voi intanto, casomai, mandate un po' avanti perché qui ci mette un po', ma poco, 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 poco. Sai cosa fai? Ogni tanto che ci sei, metti un like, va, metti un like. Intanto ti fanno vedere. Eccoci qua, nel bel mezzo. Ah, questa è la demo, no? Ti fa vedere, guarda, tu riesci a vedere così. Cioè, sei in mezzo alla nuvola. Sei in mezzo alla nuvola. Cioè, sono io. Quella di Fantozzi. Sto prendendo fuoco. Volete provare ancora a disegnare? No, no, andare a menu principale, usare versione demo perché non ho la versione completa. Sta funzionando, muta demo, acquistate la versione completa. Vabbè, capito, capito. Entriamo dentro. Nuovo volo, proviamo un po'. Anzi, torniamo un attimo indietro, si può? Andiamo su impostazioni. Ah, lo mette in lingua italiana. Modelli per il singolo frame, tutte queste cose poi piano piano dovrò cominciare a capire come funzionano. Audio, vedete ci sono le impostazioni, quelle che avevamo nel menu una volta. Joystick, sarebbe interessante vedere se lo vede da solo. Allora, se mi aspettate un secondo, io blocco un attimo e vediamo un po'. Eccomi qua, sono tornato. Adesso voglio provare ad andare su joystick e inserire la porta USB del joystick per vedere se lo rileva automaticamente, così come tutti dicono. Il CD. Aprire la finestra. Calibrazione del joystick, visto che l'ha visto subito. Allora, vediamo un po'. Ah sì. Allora, ha
classe 2, pitch roll. Dunque, trot non lo vede. Strano, non lo vede trot. Vediamo un po'. Calibrare adesso, proviamo un po'. Allora, asse. Allora, pitch roll, trottel. Non lo vede il trottel. Come si fa a segnargli? Io il trottel ce l'ho qua. Ignore. Io questo qua che sto muovendo è il trottel. Ah, lo vede qui il trottel. No. Non va mica bene questa cosa qua. Cancellare. Allora, trottel. Trottel 1, vediamo un po'. No, dai, non lo puoi mettere il trottel così. Vediamo cosa succede se faccio così. No, non lo vede proprio, eh. Vede come asse. Vabbè, facciamo don. Allora, nuovo volo. Andiamo insieme. Andiamo a vedere un bel. Ah, non te li fa vedere tutti. Non te li fa vedere tutti. Tutti gli aerei. L'linea. Ah, non c'è, mannaggia. Ah, eccolo qua, l'MD80. Personalizzare. Andiamo a personalizzare l'MD80. Bello. MD80. Bah, tempo. Clear. Broken. Low visibility. Non si vede niente. Ora del giorno. Andiamo. Alle 7, 6:41. Vabbè, dai, oh. Così. Ma. Tutto nuovo qui. Non conosco. Nuovo volo. È quella di prima. Il problema ce l'ho come prima. Nuovo volo. Dai, parti. Vediamo un po'. Sta caricando l'MD80. E adesso vediamo come si comporta. Poi mi guarderò bene la calibrazione e cercherò di capire perché il trottel lo vede sbagliato. Intanto sta leggendo il nuovo scenario. Bene. Xplane 11 beta me lo farà usare per qualche minuto, me lo farà usare per un'ora, o forse mi lascerà la beta per sempre. Vedremo quando farò l'acquisto. Intanto pensiamo che si potrebbe anche sviscerare meglio con altri tutorial, appunto Xplane 11, anche se avevo già l'idea di fare altre cosine. Ed ecco che Xplane è partito. Andiamo subito a vedere il menu in alto. Non riesco. Ah beh, si è spostata la visuale. Eccolo qua, il menu. Volo, modifica volo, pesi per lanciamenti, show map. Interessante, vediamo come si comporta. Beh, mi sembra anche abbastanza fluidino. Sì, dovremo vederlo meglio, dovremmo. Di più, guardiamo un po' dall'esterno. Eccolo qua il nostro MD80 con tutti i vari riflessi possibili immaginabili. È un po' scattoso, bisognerà vedere se questa scattosità è dovuta al fatto che sto registrando. Comunque sembra molto carino. Vediamo se i tasti funzionano ancora. Sì, sono sempre, pare che siano gli stessi tasti di sempre. Per quanto riguarda gli zoom, bello, Xplane 11 sembra andare.
Xplain 11 e ci vediamo alla prossima puntata. Arrivederci da Lorenzo e Xplain Blog e Tutorial Italia.